Com'è che si imparano velocemente le arti marziali o il combattimento in generale? A dire il vero, l'apprendimento accelerato in questo ambito è qualcosa che riguarda più il rimuovere le interferenze che non accelerare veramente il processo. Certe cose vanno semplicemente metabolizzate, però ci sono tutta una serie di ostacoli che un buon istruttore è in grado di rimuovere. E principalmente parliamo di quello che è l'apprendimento naturale e come esaltarlo. Noi abbiamo due processi principali. Sto chiaramente generalizzando, ma per darti un'idea. Uno riguarda l'apprendimento naturale, fisico, che è quello che abbiamo innato sin da bambini, che abbiamo utilizzato per imparare a camminare, a muoverci, a esplorare il mondo, e l'altro che è un apprendimento di tipo differente, che è più teorico, più astratto, che riguarda appunto i concetti astratti, teorici, con cui veniamo avanti, più avanti nella vita. Il problema qual è? Che questo tipo di pensiero astratto è un pensiero che poi permea tutto ed è come se noi sviluppassimo una specie di personalità giudicante che sa come vanno fatte le cose, ma che in verità non ha nessuna esperienza pratica e copre e continua a giudicare e a dire come andrebbe fatta una cosa, come non andrebbe fatta, da una parte che invece sa benissimo come imparare a muoversi, come imparare nuovi gesti. Quindi il punto qual è? Il punto è riuscire a rimuovere gli ostacoli, mettere la persona nella condizione di esplorare le proprie capacità, appunto assecondando questa capacità che è innata e il più possibile omettendo questa capacità, quest'altra capacità che è utile in altri campi, ma in questo caso che è semplicemente d'ostacolo. Per farti un esempio, è un po' come l'apprendimento naturale, un po' come andare al cinema, stare in silenzio e godersi il film. E l'apprendimento invece con l'interferenza di questa parte astratta è come andare al cinema, stare in silenzio, cercare di godersi il film, avere a fianco una persona che commenta ogni cosa del film e che sa esattamente cosa dovrebbe fare l'attore principale e perché il film è sbagliato in quel passaggio. Uno strazio.